Ed eccoci in lontananza con i nani, ragazzi, siamo 11 i nani che contengono questo mondo dove oggi andremo a esplorare e concepire e fare un sacco di concepire e fare un sacco di cose in questo mondo di nani. Mi raccomando, spolliciate, condividete e sigla! Perché lui è lui. 43 servizi. Rieccoci. Ragazzi, oggi un sacco di cose nuove. Andiamo a fare l'arco che avevamo già fatto nel video scorso, ma qua oggi andiamo a fare il bastone di legno. Il bastone di legno non è un classico e semplice, sempliciotto bastone di legno, no. Ne facciamo un paio. Ma è il bastone di legno per i maghi, signori. Per i maghi. Adesso vi faccio vedere qua. Nelle informazioni dice un comune bastone magico. Danni 10, fa pochissimo danno. Ma a distanza 4, per cui ancora più distante dell'arco, se non erro. Perché l'arco, distanza 4, ma l'arco avanzato. Quello è il primo bastone. Mamma mia, mamma mia. Andiamo a controllare un po' le cose. Allora, i nani stanno tutti bene. Dobbiamo cambiare gli archi. Per cambiare gli archi bisogna fare gli archi. Perché bisogna fare l'acciaio. Allora, andiamo a fare l'acciaio. Ma io ho dato l'arco a qualcuno, scusate, io mi ricordo che l'arco figo a qualcuno gliel'ho dato. Non a nessuno? E no. Allora andiamo a fare l'acciaio. L'acciaio inox, manca il ferro. Ah, nel video scorso ho detto, ragazzi, io vorrei prendere il ferro. Ci vediamo nel prossimo episodio. Per cui ci vediamo nel prossimo episodio. Ho trovato il ferro, eccolo qua, ragazzi. Ho trovato anche un libro, il libro dell'arciere. Noi di arcieri ne abbiamo uno, ne abbiamo uno, ne abbiamo due. Questo è bello grande, per cui diamo il libro a costui, bello grande. Usa, bam. È perché, ragazzi, è americano. Questo gioco è in parte americano, perché ogni cosa usa. Se non fosse stato americano, magari ci sarebbe scritto Italy, capito? Invece è proprio USA, perché loro lo usano per salire di livello. Ed essendo in America, hanno messo insieme USA, la parola USA con... Vabbè. Possiamo finalmente, ragazzi, fare due archi lunghi che fanno 30 di danno, per cui veramente GGVP. Andiamo invece adesso a fare il laboratorio. Eccolo qua. Ci serve acqua e un pentolone. Per il pentolone ci serve ferro. Porca boia, sto ferro! Ho trovato proprio qui sotto il negozio lo shop del ferro. E infatti ce lo andiamo ad acchiappolare, eh. Ce lo andiamo ad acchiappolare. Oh, compito! Siamo saliti di ieri, ragazzi, andiamo a fare il vaso, lo scudo decorativo, la palma in vaso, la botte e la porta per interni. E questa è una cosa figa da vedere, eh. Non figa nel senso. Vabbè, ve lo mostro comunque. Finalmente una bella venatura, ragazzi. Ma guardate in più che ho trovato, un bel libro ed è proprio dell'arciere. Oh my gosh, dov'è l'arciere, quello potente, forte? Eccolo qua, gli diamo l'arco, quello potente, e gli diamo il libro, perché no? Eccolo qua, Made in USA, eccolo qui. Poi andiamo nell'altro arciere e gli diamo il nuovo arco. Mamma mia, ma... dai l'arco, al bambino qua. Ho raccolto anche dell'acqua, ragazzi, per fare il laboratorio. Ora possiamo. Allora, una bacca, orca, bacca, un osso. Oh, 160 ossa. Ago. Cervello di zombie. Acqua. Bava. Sembra l'elenco della spesa che mia moglie muove a fare la spesa e compra tutte queste cose. Vai! Laboratorio è messo in funzione. Ora andiamo a fare, ragazzuoli. Wey, baushi. Andiamo a fare. Che devo fare? Non mi ricordo più. Le spade d'acciaio possiamo già farle. Me ne vengono ben tre. Perché no? Fare tre spade d'acciaio, almeno due. Due spade d'acciaio. Spada d'acciaio, poi andiamo a fare le cose nuove sbloccate in precedenza, che erano, eccole qua. La botte, per esempio, ci dà ben 5 di comodità. La palma ci dà 5 di comodità. Il vaso ci dà 2 di comodità. Lo scudo decorativo ci dà 3 di comodità. Però serve la spada d'acciaio e non mi conviene tanto farla. Ma era la cosa nuova da fare. Allora, la botte si può fare. Perché tanto i chiodi sono fattibili, possiamo fare anche 80 miliardi di milioni di mila. Per cui la botte, visto e considerato che dà 5 di efficienza, di comodità, l'andiamo a fare. Poi li mettiamo del ferro e dei chiodi. E ne facciamo ben due di queste botti. Perché no? Perché no? Le andiamo a mettere. Ma sì, io le metterei qua, guardate. Proprio qua all'entrata. Una qua e una qua. Due botti belle belle.
e se dovrebbe salire la comodità molto più in fretta. Siamo a 78, vediamo un po' con queste due a quanto arriviamo. Arriviamo a 85. 85%. Oh my god. Questo verrà morto subito. Ecco qua. Andiamo a fare, ragazzi, due porte per interni, che sono le porte nuove che vi dicevo prima, che danno come comodità, non mi ricordo, danno la bellezza di nulla. Però sono porte interne, non esterne come queste. Non viene contato come porta lì, ma porte qui, guardate. Una e una. Ora vi faccio vedere, Aspettiamo che i nostri amici... Basta insalata mista, ok, questi vogliono cibo. Beh, però aspetta, io ho delle bistecche, ho del pesce, ho delle torte, ho delle torte, ho del pane, ho del pane. Perché no? Perché non dare questa roba ai fanciulletti qui? T'ho del pesce, ti metto delle bistecche, guarda quanta roba, ti metto delle uova, ti metto del pane. E ti metto a fangulmo. Eccole qua, porte per interni. Questa porta però non mi piace. Ok, posso girarla, fantastico. Vediamo un po' se possiamo metterci anche il muro sopra. Abbiamo le porte che si possono aprire e chiudere. Sono porte per interni. Se è messa qui, non viene considerata come porta, per cui non ci dà la casa completata. Ok, il muro però si cambia. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Fighissimo! Andiamo, signori miei, ad inserire il laboratorio. Proprio qua. Pam! Non posso. C'è così grande il laboratorio? Rimuovi le lampade. Where is the problem? Mettiamo le lampade un pochino più alte. Quanto è grande questo laboratorio, scusatemi. Ah! Decisamente grande. Ma lì si può mettere la lampada. Fantastico! Ora qui io ci vorrei mettere una piccola libreria, se l'abbiamo, perché nel laboratorio, la libreria... No, forse le sblocchiamo più avanti, quelle fighe. Yes, volendo si può fare anche la carta, La carta ci servirà, i mattoni poi li faremo. Possiamo farli anche subito, ma più avanti è meglio. Poi, questa palma in vaso si può fare con le foglie, un secchio, dell'acqua e dell'argilla. Ne facciamo una. L'andiamo subito a mettere... L'andiamo a mettere qua. Qua è figa. E la comunità ci fa uno zompo al 97%. Pam 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 pam. Ora dovremo collegare qui i letti. Questa casa sarà la casa vecchia. Poi faremo quella nuova, ragazzi, Ah, qui abbiamo questo armadio che possiamo già mettere sopra. Comunque, ora fatto questo, dobbiamo fare i vasi. Vediamo un po' i vasi cosa ci richiede. Colorante. Ne abbiamo un po' del vetro. Semplice, semplice. Vedete qua la linea gialla. Dobbiamo salire fino a completare tutto. Che ci manca del vetro. Ma che ci manca? Ma che ci manca? Ma che ci manca il vetro? Vola di vaffa. Non ci manca proprio niente. Allora, primo vaso in arrivo. Arriva il vetro. Primo vaso in arrivo. Primo vaso in arrivo. Lo sta consegnando. Attenzione, eccolo qua. Mamma mia, eccolo qua. Il nanetto sulle scale. Si accinge ad arrivare al magazzino. A rilasciare vetro e vaso. Ed eccolo l'eroe. L'eroe. Abbiamo un bel vasetto. Questo vasetto dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Dove lo metto? Dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Dove lo metto? Ma cazzo lo metto il vaso? Il vaso? Entro un vaso di porcellana c'era rinchiusa la bella soldatina. Dove lo metto sto vaso? Potrei fare così. Costruisci muro e costruisci muro. Vediamo un po' se mi viene ciò che io volessi volere fare. Se noi andiamo a fare un muretto e lo trasformiamo a stile mensola, tipo così e così, non è male. Non è maruccia l'idea. E mettiamo un vaso qua e un vaso qua. Uè, non è mica male l'idea, Uè, ma è vicino. Ah, si arrampicano sugli specchi, proprio... Mamma mia. Sono cattivi, E vediamo un po', 97, dovremmo arrivare al 100, Sinceramente dovremmo arrivare al 100% comodità e comfort. Tutto compatibile, all incluso. Facciamo ancora un paio di porte e arriviamo al 100%. Abbiamo sbloccato la tessitura. Filo, arazzo,
Gagliardetto bianconero, per cui Juventino, sede ritessuto e guarda roba, che è quello che tu lo metti lì e ti guarda la roba tutto il giorno, che palle. Poi abbiamo fatto la statua di Robby pelle di pietra, la statua di Gunnar, pugno di ferro, la fontana, la statua di Gargoyle e la statua di Gargoyle. Che la differenza tra questo e questo è che una è seduta e una vola. Cioè, vabbè. Comunque è tutta roba di pietra, eh. Tutta roba di pietra, bella, tranquilla e fattibile, guardate. Io ne farei due di questi. E poi, dove le ha messe queste statue deficienti? Ah, eccole qua. E due di questi, perché no? No, no, col ferma, con la pietra. Queste qua ho già in mente forse dove metterle, Un paio di queste. E ve le notate che siamo saliti. Però andiamo a fare delle fontane. Che le fontane non sono malaccio, ma serve la cosa a rilievo, e che è tutto pietra. Tutto pietra. Questo qua è muro a rilievo. Vorrei vedere anche come sta poi fatto meglio. E aspettiamo che ce lo faccia. Ragazzi, possiamo fare la fontana di Trevi qua. Allora, mi serve l'acqua che ho appena raccolto. Eh no, però è così non vale, Dai, come cacchio era adesso? Al centro ci andava. Forse mi ricordo, Questo qua, mamma mia. Una bella fontanetta. Eccolo qua. Ora invece, col laboratorio, cosa ci facciamo? Possiamo fare questa roba, ragazzi, ma la vedremo nel prossimo episodio, perché è tutta roba per andare ancora più avanti. Ora completiamo questa zona e siamo felici e contenti. Ci mancano, scusatemi, le ultime due fontane, no fontane, ma statue che non troviamo qua, ma troviamo non so dove. La cote, per esempio, mi serve per il guerriero. Noi guerrieri non ne abbiamo. Guerrieri per il momento non ne abbiamo. Eccolo qua, abbiamo un guerriero. Per cui sì, voglio craftare la cote. La cote, dov'è? Eccola qua. Che è facile, un ferro, una pietra e una sabbia. Facciamo la cote. Ah, si fa subito, ambress. L'andiamo a mettere al nostro valoroso guerriero. Eccolo qua. Gli andiamo a mettere la cote. Oh, via i vermi e mettiamo la cote. Stavo cercando dove abbiano messo le statue. Eccole qua. Azzo, mi ti tratti bene, E fia ischia. Ti tratti molto bene. Possiamo fare una di queste statue che dà un botto. E andiamo a raccogliere della pietra. Ragazzi, abbiamo sbloccato le mazze d'acciaio, non dimentichiamolo, Abbiamo fatto anche le spade d'acciaio. Ora, la differenza tra mazze d'acciaio io non la so. Vediamo un po'. La mazza d'acciaio fa 20 di danno. La spada d'acciaio fa 25 di danno. Però possiamo fare un po' di mazze, perché no? Almeno per il momento. Facciamole un po' di mazze, le abbiamo. Spada dello scheletro cosa? Ma io tiro la spada così. La mazza già ce l'ha. Un'altra spada dello scheletro che dà 17 di danno. Ma io tiro la spada d'acciaio. Uè, gigombo d'acciaio. Fatto. Ora possiamo craftare l'altra statua. L'ultima statua. Che fa con la mazza. Con la mazza, che mazza. Dove l'ho messa la mazza, mo? La mazza. Dove l'ho messa? Ah, qua, mica l'avevo vista. Della pietra che ho gentilmente accompagnato i nostri amici nanetti a raccogliere. Gentilmente, a calcio nel culo. E ne facciamo due di queste. Possiamo permettercelo. Oh! E le statue possiamo metterle. Tipo la fontana la mettiamo qua fuori. Dai. Bravo. Poi abbiamo le altre statue. Eccole qua. Tipo queste due. Non so se si possono girare. Io vorrei metterne una qua nell'angolo. Se si può. Se è possibile. Una là nell'angolo. E non so se si può girare. E una qua nell'angolo. Oh, si gira. E questa è la cosa figa. Dai, che figate sono. Che figate sono queste statue, ragazzi. Mamma mia. Voilà, anche la seconda. Ok. Mentre le altre statue, poi vedremo dove metterle. Io le metterei proprio in un luogo statunitense, perché le cose si usano, siamo in USA. Le statue, lo stato statunitense, Ragazzi, un bacione e un abbraccio, ci vediamo al prossimo episodio. Se no io qua inizio a dire un sacco di stronzate, spacco le finestre, spacco tutto. Oh, va che spacco tutto. Ciao.